Ma sabato sera ti porta a ballare, ma per andare a ballare, lo ricordo sempre, bisogna prepararsi, bisogna conoscere i passi. E allora ogni lunedì, mercoledì e venerdì vi insegneremo alcuni tra i più famosi balli. E questa settimana, ci avete visto, siamo anche in abito da sera, faremo il valzer con il maestro Roberto Imperatori. Prego maestro, buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno caro, buongiorno. Buongiorno maestro, stavolta. Allora, parliamo di valzer, ma valzer viennese. Viennese, viennese. Nasce in Austria e Germania all'inizio dell'Ottocento, sì. E appunto la parola valzer deriva dal tedesco walzen. Che vuol dire, lo sanno volteggiare, tutti? Volteggiare, girare, scambiarsi di posto. Certo. Questo è il valzer. E sì. Iniziamo con la e quindi ci fu un grande successo subito, dovuto non solo dalla musica che era bella accattivante, ma anche perché per la prima volta la coppia di ballerini danzava abbracciata. Abbracciate, vicini. E allora cerchiamo di capire subito la posizione, l'abbraccio, la come posizione. Deve essere. Non t'allarga comunque, abbracciati no. Ma non t'allarga. Non mi allargo, così io lo facciamo mi stringo, vedere infatti. Anche a Demo, che prego. È qui con noi. Prego. Non mi allargo, mi stringo. Prego, prego. Abbracci con Morselli. Facciamo vedere proprio la posizione, perché la postura è fondamentale. Importantissima, in questa, sì, quindi in l'uomo appoggia la mano destra sulla scapola sinistra della donna, la donna, sì, la mano sinistra sull'avambraccio destro dell'uomo, in questo modo, quindi lo abbraccia con le dita, la mano sinistra prende la mano destra della donna, quindi discipliniamo, abbracciamo la donna in questo modo, da qui, sì, posizioniamo i piedi che devono essere ad incastro, il piede destro deve andare sempre al centro dei piedi della donna, quindi in questo modo il destro quando va in avanti va in dentro e anche il piede della donna destro quando va in avanti va dentro, ecco, ai piedi rispetto dell'uomo. Agli altri balli dove di solito si guarda nella stessa posizione, la donna invece è molto guarda importante parte che la donna opposta. Certo si metta come un fiore, cioè sia bella a sinistra, e anche l'uomo qui belli tutti e due, un ballo molto elegante, devono e allora facciamo elegante. Vedere subito i passi, maestro Demo, Morselli, prego. Che su che musica balleremo? Guarda, il pavimento è lucido come uno specchio, i pattinatori composta da Valdestino. Non fa niente, non fa niente, maestro, musica, prego. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, ancora. 1, 2, 3, 2, 2, 3. E ancora, sole e braccia. E ancora. E ancora. E ancora. E ancora. Ehi. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, ancora. Bravi. Culliamo la donna. Grazie, grazie di questo applauso spontaneo. Noi abbiamo siamo fatto stati vedere bravi, solo la camminata, no? La camminata, senza, sì, volteggiare. Lo vuoi far vedere un secondo per i telespettatori il passo proprio base com'è? Del giro, che abbiamo fatto. Certamente, sì. Allora vi faccio vedere, prima io, ci mettiamo sempre in posizione, i maschietti in questo modo, mi raccomando, certo, da casa seguite. Destro in avanti, uno. Quindi tutto il piede appoggio, gamba destra in avanti, tacco pianta. Adesso da qui faccio un passo laterale, due elevazioni, è molto importante, il due chiudo, sì, scendo, vado indietro con la gamba sinistra a ruoto, quindi faccio passare la donna e senza appoggiare il tallone sinistro. Indietro, a lato, chiudo, il due mi raccomando è sempre elevazione. Uno avanti, due elevazione, tre indietro, tre a lato, elevazione e riparto. Uno, due, tre, uno, due, tre, certo, uno, due, tre. Perché Roberto, quando si pensa al valzer, si pensa al giro di valzer. Lo dice quindi la parola stessa. Certo, allora abbiamo fatto vedere come si può volteggiare. Adesso facciamolo in coppia, stessa, identica posizione. Ma con musica o senza? Questa senza è la domanda. Senza musica. Facciamolo musica insieme, senza maestro, musica. Per chi ha problemi di cervicale, questo fatto che... No, scherzo. Infatti, devi stare dritto. Prego, prego. Mi raccomando, in coppia, ragazzi, vicini, si va e... Uno, due, indietro, ruoto, bravi, ancora. Uno, il destro entra, il sinistro esce. Destro dentro, per la donna avanti. Bravissimi, perfetto. L'ultima, facciamo la chiusura. Bravi, bravi. Molto bene. Ricordatevi il due di elevazione. Il 2 si il eleva. Due sempre su, maestro, sempre tallone due... distante dal pavimento. Il 2 si eleva prima che si eleva tutta l'orchestra. E allora musica. Base dritta! Giro!
Ancora! Dritti! Giro! Base! Giro! Eccoci! Che meraviglia, che emozione! Beh, sai cosa? Che gira un po' la testa. Beh, base e appunto la passeggiata dritta, chiamiamola passeggiata, certo, dove la donna va indietro e l'uomo va in avanti, serve appunto per riacquistare l'equilibrio e far sì che non andiamo a finire sul pavimento, sì, o sul divano, magari girato intorno a tavola, a casa. E allora, quando pensiamo al valzer, pensiamo anche al ballo delle debuttanti, dove ovviamente c'è un giro di valzer, c'è un inchino, ci sono coreografie veramente degne di un film d'epoca. E allora dobbiamo cercare anche di conoscere qual è il codice di presentazione, una sorta proprio di vero e proprio protocollo, no, del ballo. Sì. Come un invito alla danza, sì. Perfetto, allora mettiamo una donna alla nostra sinistra, in questo modo facciamo un inchino, in questo modo qui, dove sì, la donna e l'uomo accoglie la donna. Si inchini, Marcello. Tocchiamo la mano, ecco, sinistra della donna e facciamo un'apertura al numero 1, al numero 2 di nuovo, sì, e al numero 3, qui la donna gira, andiamo in posizione e iniziamo subito con il giro a destra per poi inserire una base dritta per riacquistare un pochino l'equilibrio. Chiarissimo! Maestro musica! E allora proviamo! Vai! E 1, 2, 3! Uno! Base! Giro! Base! E giro! E base! E 8 giri, 5, dritti, e giro, ancora, e dritti, e giro. Scende dalla nave che mi gira tutto. Impareremo allora il passo a sinistra, il giro a sinistra per ribilanciare l'equilibrio. Allora siamo prontissimi. Sì. Siamo prontissimi perché, maestro? Sabato.